con le premesse che abbiamo fatto, non è un caso che chi sta investendo su piattaforme di metaverso siano i social network come Meta, provider di servizi di videogiochi, Roblox, oppure software house che, avendo spostato il loro modello industriale su servizi cloud, hanno bisogno di mantenere, di espandere la loro linea di prodotto quanto più possibile. Per esempio Microsoft, con quello che stiamo facendo adesso con Teams. Quindi, qual è il tratto che unisce queste tre categorie di aziende? Il tratto che unisce queste tre categorie di aziende è l'obiettivo di capitalizzare il numero di utenti. Voi pensate alla differenza che c'è fra una startup che può avere il metaverso più favoloso, più fantastico, più incredibile del mondo, ma non ha nemmeno un cliente. Ha una curva di ingresso nel mercato molto ripida, perché deve convincere le persone ad entrare in quel servizio. Certo, le esperienze, per esempio, di TikTok dimostrano che il passaparola o l'effetto imitazione sono leve molto efficaci per creare delle basi utenti molto vaste. Però nel caso del metaverso, e lo vedremo dopo, non è esattamente così facile, perché ci sono delle barriere d'ingresso all'ingresso molto difficili da superare. E allora, se io ho già una base di utenza alla quale sto vendendo altro, sono favorito nell'aggiungere un ulteriore servizio. Questo vi spiega anche il perché della strategia del Walled Garden o del lock-in tecnologico, definita in modo molto più concreto, di cui abbiamo anche parlato. Io ho interesse a fare qualsiasi cosa per mantenere quanto più possibile i miei utenti all'interno del mio recinto. Quindi devo rendere facile entrare, ma estremamente difficile, al limite dell'impossibilità, uscire. Come lo faccio? Lo faccio costringendoli a imparare ad utilizzare il modo in cui funzionano i miei servizi e le mie piattaforme, un modo che non è standard rispetto a quello dei miei concorrenti. Perché una volta che una persona ha imparato a fare determinate cose, non ricomincerà da zero se deve imparare per andare da un'altra parte, se deve ricominciare ad imparare di nuovo. Perché nella vita ha altro da fare. Quindi il mio obiettivo è quello di mettere a sistema, di mungere, se volete, quanto più possibile i miei stessi utenti. E se ci pensate, ci sono degli usi che potremmo chiamare noiosi e che sono quelli nei quali le piattaforme di metaverso possono effettivamente avere un senso. Se dovete comprare, immaginate di dover scegliere casa per trasferirvi a Pescara dovendo venire a studiare. Quanto tempo avete perso? Fra di voi ci sono dei fuorisede? Quanto tempo avete perso per andare a vedere i singoli appartamenti, vedere dove erano rispetto all'università, capire quali erano i servizi che avevate a disposizione, dalla fermata dell'autobus all'alimentari o cose di questo? Avete perso una quantità rilevante di tempo. Sarebbe stato molto più efficiente se voi aveste potuto avere non solo il Google Maps in 3D, ma anche l'interno delle case tridimensionale. Avreste potuto visitare con il padrone di casa o con l'agente immobiliare l'appartamento, avreste potuto capire se la stanza che veniva proposta faceva il caso vostro, quali erano gli arredi che erano presenti. Quindi, da questo punto di vista, il servizio ha un senso. Stesso discorso, se dovete acquistare un'automobile, a parte, come dire, la necessità di vedere fisicamente come ci si sta dentro, ma tutta una serie di cose potete vederle già a distanza. Potete simulare lo spazio, come dire, lo spazio sul sedile di guida, l'accessibilità dei comandi, lo spazio posteriore, la dimensione del bagagliaio. Anche questo è un tipo di servizio che ha senso.
Pensate al discorso dei mobili. Avete la versione tridimensionale di casa vostra, invece di perdere un'intera giornata in mezzo alla folla all'IKEA, avete la possibilità di piazzare i mobili, ma non a livello così semplicemente di dimensioni, ma anche a livello estetico, all'interno della vostra casa. E quindi avete una percezione immediata di qual è il risultato finale. Ma sono realmente questi i servizi che spingono il metaverso? In realtà no, perché questi sono servizi noiosi. Nonostante vengano presentati come utili, e lo sono, perché dalla descrizione che vi ho fatto è evidente che fanno risparmiare tempo e soldi, la realtà è che il metaverso viene venduto sfruttando una serie di dinamiche psicologiche che sono essenzialmente basate su due concetti, e qui entriamo proprio nel merito di un termine che mi avete sentito ripetere diverse volte oggi. Uno è la gamificazione della realtà e l'altro è quello che potremmo definire il capitalismo della solitudine. Un'analisi empirica del modo in cui viene presentato in termini commerciali il metaverso è quello del proporre un mondo di realtà virtuale, dove gli utenti interagiscono fra di loro e con oggetti virtuali in un ambiente simulato che ha la caratteristica dell'alta immersività. Cos'è l'alta immersività? È la capacità di indurre nell'utente la sospensione della credulità, cioè quel meccanismo che sperimentiamo nel mondo dell'intrattenimento. Quando, guardando un film o una rappresentazione teatrale, ci disconnettiamo dalla realtà circostante e ci immedesimiamo nell'azione. L'ulteriore elemento, l'ulteriore proposizione di vendita del metaverso è quella di replicare dinamiche sociali precedentemente non possibile per via delle limitazioni di interfacce, controller, potenza di calcolo dei computer e reti di telecomunicazioni. Dunque, obiettivo e presupposto dei servizi del metaverso, basati sul metaverso, è cambiare la modalità di interazione sociale fra le persone. Se il metaverso, sto facendo delle considerazioni non valoriali, non sto dicendo che sia bene o che sia male, sto rilevando un fatto. Se come ogni servizio, il metaverso, i servizi basati sul metaverso devono produrre utili, e produrre utili vuol dire che i costi devono essere inferiori ai ricavi, e questo significa che essendoci dei costi molto elevati, ho due opzioni: o vendo il prodotto a poche persone ad un costo altissimo, o vendo il prodotto a un costo tendente a zero che mi consente di avere un'enorme base di utenti. Ma perché questo accada, devo convincere quelle persone a cambiare il loro modo di vita, il loro stile di vita. E quindi essenzialmente il modo in cui interagiscono con le altre persone. E soprattutto devo indurre la percezione di poter avere una interazione con una macchina o con un software. O meglio, che io posso soggettivamente avere un rapporto, interagire con un qualcosa di inanimato, che è quello che sta accadendo con ChatGPT. Se ci fate caso, non so se state seguendo l'isteria che in questi giorni c'è su ChatGPT, c'è un mare di gente che ci parla, gli fa le domande più astruse, cercando di mettere in difficoltà l'intelligenza artificiale. Oh, quello è un software, sarà complesso, sarà quello che vi pare, ma non è niente di che. Abbiamo già parlato di Eliza, mi sembra, e cioè di questo chatbot ante litteram che negli anni 70 ha provocato esattamente reazioni analoghe.
in chi interagiva con quel programma. Ma nel caso del metaverso e della fusione fra metaverso e intelligenza artificiale ci sono appunto questi effetti collaterali in termini di destrutturazione dei nostri comportamenti e riti sociali che vengono ricostruiti su base totalmente diversa. Qual è l'antecedente logico, psicologico e sociologico di questo stato di fatto? L'antecedente è costituito dal modo in cui è cambiata l'interazione fra le persone grazie o per colpa delle piattaforme di social networking. Qual è la caratteristica principale modifica di comportamento indotta dalle piattaforme di social network? È l'esaltazione della legge di Andy Warhol. Un giorno tutti quanti avranno diritto ai loro 15 minuti di celebrità. Lui pensava alla televisione. Adesso non è la televisione, ma è non tanto il monitor quanto una piattaforma di social network. L'economia dei like e l'economia delle visualizzazioni non è nient'altro che lo sfruttamento di questa tendenza dell'essere umano, della solitudine umana, se volete, a ricevere il certificato di esistenza in vita perché qualcuno mi ha messo un like su un'immagine, su una story o su un post. Se ci pensate, un like non è nient'altro che lo sguardo distratto del passante che, sentendo un musicista di strada che si sta esibendo, si ferma, si distrae per un attimo dai suoi pensieri, dice: "Ah, però, mica male", e continua a tirare dritto. Questo è un like. È cambiato qualcosa nella vostra vita? Siete migliori? Avete imparato, avete risolto un vostro problema? Avete acquistato qualcosa? No. Avete soltanto la scarica di dopamina del dire: "Ah, qualcuno si è accorto di me". E perché abbiamo bisogno di questa? Perché si è creata questa economia dei like? Perché abbiamo bisogno che qualcuno si accorga del fatto che esistiamo? Perché sostanzialmente siamo soli. E l'utilizzo di queste tecnologie spinge verso una dimensione di solitudine individuale, che è giustificata, potenziata e rinforzata da quello che ho definito, in alcune monografie che ho scritto, Uber diritto. Nelle dinamiche social, lo vedete nel dissing, lo vedete nello shitstorm, qual è il presupposto? Il presupposto è che le mie opinioni individuali, le mie convinzioni individuali debbano avere valore vincolante per chiunque altro. E quindi se quel chiunque non rispetta quello che dico io, lo devo asfaltare, lo devo aggredire, gli devo fare guerra. Perché questo? Perché io sono sovrano e suddito di un regno nel quale ci sono solo io. Ma siccome sono sovrano, sono io che faccio le regole in questo regno. Ora, fino a quando è casa mia, posso fare quello che voglio, ma non posso pretendere che una volta che ho attraversato la porta di casa, le regole di casa mia valgano per tutti. Eppure questa è esattamente la dinamica che si è innescata nella stratificazione delle interazioni tramite social network. Quindi, nella sostanza, che cosa succede? Che da un lato siamo soli, siamo sempre più soli come dei cani, dall'altro lato vogliamo essere riconosciuti come esistenti in vita, ma invece di fare qualcosa per migliorare noi stessi, affidiamo la nostra esistenza al fatto che qualcuno a tutti i costi deve potersi accorgere di noi e se non lo fa deve essere punito per questo. Torniamo al discorso dell'influencer marketing. Ricordate quando abbiamo parlato di persuasione, influenza e manipolazione? Perché l'influencer è lui che riceve i like che poi monetizza? E perché, a differenza di chi campa di solitudine, e anche qualche influencer comincia a dire: "In realtà io sono solo come un cane,
perché passo il tempo chiuso nella mia stanza a fare contenuti e devo continuare a farli di continuo, passatemi il gioco di parole, perché devo alimentare la bestia, cioè la piattaforma, quale che sia. Il punto è che almeno l'influencer ci guadagna dei soldi. Campa male, ma ci guadagna dei soldi. Tutti gli altri sono soltanto sono soltanto l'equivalente, torno alla metafora di Matrix, di quegli esseri umani chiusi nei baccelli che devono produrre energia per alimentare il mondo delle macchine. E quando non sono più capaci di produrre energia, vengono semplicemente fatti scivolare lungo il tubo, manco fossero dei residui organici, ma in effetti lo sono, degli escrementi, perché nel momento in cui non so, sono il risultato di scarto dell'estrazione dell'energia dal corpo umano, a tutti gli effetti sono un escremento e come tale l'escremento deve essere espulso scendendo lungo il tubo che poi porta nelle fogne. E questo effetto si produce con una induzione paradossale, di un messaggio paradossale, e cioè che noi non siamo soli, ma siamo unici.